Sì, anche in questa puntata di Spunti di Vista torniamo a parlare di sostenibilità. Lo abbiamo fatto parlando di food and beverage, consumatori, alimentazione. Oggi il tema della sostenibilità lo caliamo invece nel più ampio contesto dell'ospitalità e quindi parliamo e ci rivolgiamo ai direttori e agli operatori delle strutture ricettive. Ci fa compagnia in questa puntata con i suoi spunti di vista Stefania Zanuso, esperta di gestione in chiave sostenibile e con la sua virtù consulente di importanti strutture ricettive. Vedremo che la sostenibilità è anzitutto una filosofia di lavoro che vale davvero la pena sposare senza se e senza ma. Sigla. Questa rubrica è offerta da Serena Wines. Lede, capolavoro su tavola. Bentrovati in Spunti di Vista, anche oggi parliamo di sostenibilità, è il tema del momento ma anche del futuro. In questa puntata però lo decliniamo prettamente nel settore dell'ospitality. Come una struttura ricettiva può essere davvero sostenibile? E poi perché hotel, alberghi devono sposare questa filosofia? Devono farlo. Ecco, basti pensare che le scelte di viaggio sostenibili nel 2023 risulteranno sempre più decisive per oltre il 70% dei viaggiatori italiani, europei e americani. Dati e considerazioni che sono emersi dalla terza edizione dell'indagine Comunicazione, Media e Turismo. Il 70% dei visitatori, tanta roba che sceglierà in funzione della sostenibilità, quindi selezionerà con cura le mete, quindi anche quelle strutture nelle quali decide di soggiornare. E attenzione, questi viaggiatori sono disposti anche a pagare di più, quindi riconoscere un premio a quelle strutture che hanno abbracciato strategie sostenibili. E allora la domanda di apertura che rivolgiamo a Stefania Zanuso, che ospitiamo in questa puntata di Spunti di Vista, è: ospitalità e sostenibilità, a che punto siamo in Italia? Il settore turistico in Italia e nello specifico hotel e alberghi sono pronti a cavalcare questo trend? Stefania. Ciao Giuseppe, un saluto a te e a tutto il tuo bel pubblico. Grazie di avermi invitato a fare questa bella chiacchierata sul mondo della sostenibilità, che è una tematica che a me tocca assolutamente da vicino. Bella anche la domanda, alla quale io ti rispondo con una piccola provocazione. Ma siamo sicuri che parlare di sostenibilità andiamo ancora a parlare di trend? Io comincio ad avere qualche dubbio. È vero che se ne sente parlare in lungo e in largo, ma oggi come oggi sostenibilità è secondo me ormai parte integrante delle pratiche che un'azienda in qualche modo deve adottare. E alla domanda se sono pronto, se è pronto il settore turistico a cavalcare, no, quest'onda di queste pratiche sostenibili, io ti dico che tutto sommato siamo vicini. Manca un aspetto molto importante secondo me che sto notando nelle aziende che seguo, ed è prima di tutto la consapevolezza. Nel senso che molte aziende, molte imprese già stanno di fatto adottando delle pratiche sostenibili molto interessanti e molto vere, ma ancora non sanno che quelle possono essere considerate pratiche sostenibili. Di conseguenza manca proprio la consapevolezza e si pensa sempre che quando si parla di gestione sostenibile sia questa cosa difficilissima da affrontare che richieda chissà quali investimenti, ma non è in realtà così. Quindi io direi, se alla tua domanda, se le aziende sono più o meno pronte, io ti dico, direi che siamo assolutamente sulla buona strada e bisogna semplicemente crederci di più e diffondere più cultura rispetto a questi concetti all'interno del nostro settore. E allora consapevolezza, partiamo da qui. Gli operatori dell'ospitalità, come diceva Stefania, senza magari rendersi pienamente conto, hanno già approcciato un percorso che li porta verso modelli più sostenibili, ma devono avere più coscienza, più consapevolezza e poi diffondere il verbo, creare cultura intorno a questi valori. Anche perché i vantaggi che ne otterrebbero possono essere decisivi per la loro attività. E allora la domanda è: quali vantaggi otterrebbero le strutture ricettive nell'attuare politiche di sostenibilità a tutto tondo, Stefania? Allora partiamo dal presupposto che adottare politiche di sostenibilità vuol dire a tutti gli effetti entrare in un concetto di gestione sostenibile. Se poi c'è l'adozione anche il raggiungimento di una certificazione di sostenibilità, come per esempio può essere GSTC, che è una certificazione specifica nell'ambito sostenibile che guarda e che propone e che detta gli standard a livello globale
nell'ambito del settore del turismo, beh, allora ti dico che veramente sostenibilità diventa una grande opportunità, che di fatto garantisce il miglioramento continuo dell'azienda. Perché? Perché contribuisce concretamente all'incremento nel medio e lungo periodo, innanzitutto per esempio di un'efficienza organizzativa e un'attenzione maggiore a quelli che sono tutti i sistemi di controllo aziendale. Permette una capacità di innovazione. Che cosa fa la capacità di innovazione? Inevitabilmente anticipa anche quelle che possono essere le aspettative degli stakeholders e di conseguenza permette di migliorare tempestivamente prodotti e servizi. Migliora la reputazione aziendale e permette di fatto di distinguersi dai competitor, soprattutto in Italia stiamo partendo adesso con questa sensibilità legata all'adozione di una gestione sostenibile, per cui veramente oggi chi prima arriva è evidente che diventa più attrattivo anche dal punto di vista del mercato. Oltre che per i clienti, ricordo che anche essere sostenibili oggi è uno degli elementi che anche del mondo finanziario viene considerato. Per cui attenzione, sono tutte valutazioni che dobbiamo tenere presente. Ullala, quanti vantaggi, non da poco. È veramente un approccio, come si dice, win-win, fa bene alle aziende e a tutto quello che ci sta intorno e anche e soprattutto alle persone, Stefania? Lavorare nella sostenibilità permette anche una grandissima valorizzazione delle risorse umane. Oggi siamo in un momento storico di mercato in cui tutte le imprese turistiche o molte imprese turistiche hanno difficoltà a reperire l'elemento umano, la risorsa umana, è evidente che sostenibilità vuol dire anche avere uno sguardo sulle proprie risorse, quindi si diventa maggiormente attrattivi. Abbiamo detto per migliorare anche la propria posizione competitiva, è inevitabile che laddove un'impresa o un'azienda debba scegliere tra un'azienda che ha adottato e che dichiara la propria gestione sostenibile rispetto a una che non sta facendo un percorso di questo genere, probabilmente le grosse aziende, parlo soprattutto nel mondo del business, scelgono coloro che hanno adottato una politica di sostenibilità. Per cui direi che non c'è motivo per non incominciare questo percorso. È evidente che le opportunità sono veramente, veramente tante. Quindi, come dire, è uno stimolo, il mio vuole essere uno stimolo anche a fare tutta una serie di considerazioni, a fare tutta una serie di analisi. Bene, Stefania Zanuso parla di stimoli, è da lì che parte tutto, dagli spunti, spunti di vista nel nostro caso. Quindi per una struttura ricettiva, essere palesemente sostenibile significa possedere una maggiore attrattività da parte di turisti e viaggiatori? Stefania? Beh, proprio come dici tu, Giuseppe, nel senso che dimostrare la propria sostenibilità è sinonimo di maggiore attrazione sul mercato, questo è evidente. Dopo, da un altro punto di vista, io aggiungo anche che probabilmente manca ancora, come lo dicevo inizialmente, un po' di cultura, no? Nel capire cosa effettivamente vuol dire e che cosa effettivamente comporta oggi lavorare con un sistema di gestione sostenibile. Si parte dalle piccole cose. Si parte dalle piccole azioni quotidiane, si parte per esempio in fare un'analisi di quali sono, per esempio, i prodotti che vengono utilizzati, prediligere possibilmente dei prodotti locali anziché dei prodotti che vengono da chissà dove e quindi limitare quelle che sono le emissioni dei trasporti, creare quindi un minore impatto nella nostra attività, verificare, esplorare all'interno dei nostri fornitori se ci possono essere dei prodotti che sono più sensibili e più adattabili ad un concetto di sostenibilità. Quindi si parte da queste piccole cose. Poi l'azienda farà delle programmazioni, certo, magari guarderà al breve, medio, lungo termine per fissare degli obiettivi di miglioramento, perché è questo che significa lavorare in un concetto di sostenibilità. Vuol dire assolutamente puntare verso obiettivi costanti di miglioramento, è questo. Per cui non vuol dire fare immediatamente spese folli, non vuol dire avere come dire, pannelli fotovoltaici, se ci sono meglio, se c'è la possibilità di fare investimenti meglio, anche perché oggi comunque devo dire che ci sono molte agevolazioni per poter fare determinati investimenti, ma laddove un'azienda non è in questo momento magari storico, in grado di affrontare chissà quale spesa, io dico essere e incominciare un progetto nella sostenibilità vuol dire proprio incominciare dalle attività, dalle pratiche quotidiane,
anche le più semplici. Nel momento in cui devo acquistare carta, magari invece di acquistare una carta normale, richiedo invece una carta certificata e magari una carta certificata FSC. Cioè ci sono tanti elementi che ci possono aiutare veramente ad introdurci ed incominciare un progetto di pratica sostenibile. Veramente ce ne sono tantissimi. Quindi se tu mi dici se c'è un rientro anche di investimento, ti dico sì, perché lo si trova immediatamente, è riscontrabile immediatamente. A tutti gli effetti, adottare un sistema di gestione sostenibile e dichiarare il proprio sistema di gestione sostenibile rappresenta un nuovo canale di vendita, a tutti gli effetti. Per cui è sicuramente molto interessante. Un nuovo canale di vendita, cioè nuove opportunità. Ecco, posso dire che questa affermazione è frutto di un'esperienza diretta da parte di Stefania Zanuso, che ne sa, vista la sua competenza. Lei si occupa della direzione commerciale e marketing di due importanti strutture ricettive a Verona, fra le quali Hotel Villa Malaspina. Oltre che con la sua società di consulenza, la Virtù Nomen Omen, collabora con importanti player del settore, proprio nel mettere a punto percorsi di sostenibilità. Ho detto percorsi, plurale, perché sostenibilità è un concetto, come dire, allargato che riguarda diverse sostenibilità. Stefania. Esatto, Giuseppe, è proprio così. Il concetto di sostenibilità è un concetto assolutamente allargato. Non si parla di sostenibilità solo pensando a un rispetto nei confronti dell'ambiente. La sostenibilità in realtà è fatta da tre macro aree: la parte sociale, la parte economica e appunto la parte ambientale. Non si può parlare di sostenibilità se manca anche solo una di queste tre aree. Per cui il lavoro minuzioso che va fatto è proprio quello di porre attenzione su tutte e tre le aree. E devo dire che nei progetti che seguo, probabilmente una delle parti che ci occupa più tempo, alla quale dedichiamo più tempo, è proprio la parte legata agli aspetti socioculturali, fondamentalmente. Perché quando si lavora in un concetto di sostenibilità, l'azienda diventa parte integrante del territorio dove si trova. Per cui l'esplorazione che va fatta all'interno dell'azienda stessa è capire come l'azienda, per esempio, può diventare di supporto alla comunità locale, può diventare di supporto alla cultura locale, in che modo? In quale sistema tangibile? Quindi questa sicuramente è la parte che ci richiede un attimino più di tempo. In Italia la fortuna è che comunque molte aziende, molti degli aspetti degli standard, per esempio, richiesti dalla certificazione sono già ampiamente soddisfatti. Per cui ecco perché dico che la parte sociale e culturale sono le parti alle quali dedichiamo sicuramente più tempo, ma devo dire che sono anche le parti che danno tantissima soddisfazione alle aziende, perché comunque permettono la condivisione di valori importanti. Bene, quindi la sostenibilità deve essere triplice: ambientale, sociale, economica. Tre aree accomunate da un unico comune denominatore, che è l'etica. Stefania? Un codice etico è proprio lo strumento che spesso viene adottato per permettere di esprimere questi valori. La definizione di una mission legata all'adozione di un codice etico permette proprio alle aziende di esprimere, di regolamentare, se vogliamo, in modo ufficiale e chiaro i propri valori e le proprie buone pratiche. Quindi sì, codice etico assolutamente è uno degli aspetti che secondo me è parte integrante nell'adozione di una gestione sostenibile. Grandi strutture ricettive, catene di hotel o anche strutture a conduzione familiare. Ecco, per chi è più semplice attuare politiche di sostenibilità? Occorrono strategie diverse, Stefania? Ma il concetto se una struttura è piccola, una struttura è grande o ci sono catene o quant'altro, direi che è tutto abbastanza assimilabile. Si parte dalla consapevolezza. Questo è un termine che accompagna tutti i progetti di formazione legata all'adozione di una gestione sostenibile, perché la prima cosa che va fatta è proprio una fotografia e al di là che le imprese siano piccole, medio, grandi, la consapevolezza del punto di arrivo, del punto dove ci troviamo in questo momento diventa indispensabile. Le strategie nascono da lì. Le strategie nascono nell'identificare quelli che sono le criticità, e allora in quel caso si faranno e si stabiliranno degli obiettivi di miglioramento, ma anche nel mettere in luce, nel portare in luce quelli che sono i valori e quelli che sono anche le buone pratiche, per esempio, già adottate. Quindi
Sì, è semplicemente un cambio di strategia, ma non un cambio di obiettivo. Al di là che siano piccole aziende o grandi aziende che si introducono in questi progetti. Bene, per concludere, qualche suggerimento pratico agli operatori, ai tuoi colleghi? Se io dovessi poi dare un suggerimento ai miei colleghi, io direi la prima cosa da fare è di incominciare a tracciare tutto quello che fate. Non si può parlare di sostenibilità se non si parla di misurazione, se non si parla di monitoraggio. È sostenibile tutto ciò che è tracciabile ed è documentabile. Per cui la prima cosa a cui, il primo suggerimento che io incomincerei a dare ai miei colleghi è proprio questo. Cominciate a mantenere evidenze di tutte le buone pratiche che fate, perché a volte quando ci si introduce in questi progetti, la parte più difficile è proprio quella di recuperare le evidenze di già belle cose che vengono fatte all'interno delle imprese, perché a volte si danno tanto per scontato, ma poi guardate che alla fine non c'è nulla di scontato, per cui cerchiamo veramente di creare, di lavorare con delle procedure chiare, stabiliamo dei manuali, dei piccoli manuali, che siano condivisi da tutti, quindi si parte proprio da lì. Quindi io direi anche per coloro che magari non hanno ancora incominciato questo viaggio in una consapevolezza sostenibile, la prima cosa veramente che io posso suggerirvi è incominciate a tenere evidenza di tutto e questo vedrete che vi sarà assolutamente molto utile qualora voi voleste iniziare questo processo. Allora, cominciamolo questo processo, fa bene a tutti ed è, come dicevo prima, win-win, assolutamente. Ringrazio Stefania per i suoi spunti di vista. Stefania. Ti ringrazio innanzitutto Giuseppe di avermi coinvolto e veramente con il cuore spero di aver lanciato dei messaggi molto semplici, ma anche di aver un pochino, se vogliamo, sdrammatizzato questo concetto di sostenibilità. Sostenibilità, ripeto, è attorno a noi. Si tratta semplicemente di adottare buone pratiche, quindi l'augurio che io voglio fare ai miei colleghi è quello di incominciare a riflettere e di mettere all'interno dei loro progetti l'inserimento di pratiche che guardino al futuro del nostro settore con più fiducia e con maggior serenità. Quindi un buon lavoro da parte mia. Buon lavoro anche a te, Stefania. Quindi il messaggio che rivolgo ai nostri direttori, manager di strutture ricettive è: se volete migliorare la vostra proposta di ospitalità e performare cavalcando e mettendo in atto strategie vocate alla sostenibilità, Stefania Zanuso, con la sua virtù, è la persona giusta. Diffidate di altre consulenze alla quattro motel che si vedono in giro su certe reti. Mi trovo a Broghellate Superiore, l'incantevole borgo definita la Venezia della Ma da Brianza. quando? Abbiamo Ma visto. che stanza fantastica! Bella? Allora, Scusi, ma cos'è quando ci quello? sono le macchie sul muro, vuol dire che il motel è vissuto. Certo, non Ah, credo che fosse Catwoman. veramente un tocco molto Sì, raffinato. molto, eh? Che è successo? Cosa c'è Ai, successo? Felipe, non va bene! Perché? Non c'è lo specchio sul soffitto. È grave, Io sono qui che mi godo il pernottamento e non mi posso specchiare. Beh. No, 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 Perché? Felipe, questo è l'ABC della motelleria. Vabbè. Specchi per guardarsi e farsi Che guardare. sagoma. Camera Ah fantastica. sì? Sì, insomma. Per le regole della motelleria, la Quali prima sono? cosa da fare Che è cosa? guardare cosa c'è sotto il Sotto il letto. letto, Cosa perché? c'è? E Cos'è? qui, quando si trovano delle Ma che mutande schifo! usate, Usate, è dai! senz'altro un buon auspicio. E allora, come sempre, amiamo parlare di cose serie senza prenderci molto sul serio, con i nostri finali un po' simpatici. Ovvero, vogliamo essere seri e propositivi, ma con leggerezza. Così il lavoro pesa meno, anche se le sfide sono impegnative e rinunciabili, come quella della sostenibilità, anzi delle sostenibilità. Grazie per l'attenzione, metti un like a questo video se ti è piaciuto e iscriviti al nostro canale, ci renderai tutto più leggero, ok? Alla prossima! Cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi. Sembra poco, ma se ci riuscissi, faresti la rivoluzione. Ehi! Hey!